quindi i voti sono un po' più alti solo per quello. Passiamo a Biglia, e si è visto che ha risentito un po' della trasferta internazionale, quindi rispetto alle ultime prestazioni un po' sottotono. È migliorato quanto è entrato Danilo Cataldi, nel secondo tempo sicuramente meglio, per cui la prestazione di ieri, di sabato, per me è un 6,5. Sì, condivido, anche perché non era facile buttare dentro quel rigore, la pressione era tanta, l'ha messo benissimo. Peccato per il secondo, perché lì invece non è stato freddo quanto doveva esserlo, però insomma sì, sono d'accordo, su questo sono d'accordo, 6,5. Poi Biglia secondo me parte sempre da 6 per quello che fa in campo, eh. Bene, passiamo a Antonio Candreva, la prestazione di sabato per me è un 6, ci ha provato dalla distanza più volte, prestazione sufficiente, nient'altro, quindi Antonio Candreva per me è 6. Sì, sono d'accordo, condivido. 6 per Candreva. E il suo sostituto dal tredicesimo al secondo tempo è stato Keita. È il giocatore che insieme a Danilo Cataldi secondo me ha cambiato il volto della partita, soprattutto per le sue incursioni, per la sua velocità, e si è procurato i due rigori, e ha preso tantissimi calci e tante botte rispondendo con le sue progressioni, i suoi dribbling, senza mai innervosirsi più di tanto. È stato sfortunato per l'ennesima volta sul gol che sulla linea Balzano gliel'ha buttata fuori. Per me la prestazione di Keita di sabato è un 8. Dai, no. Vabbè, io direi che Keita si è meritato ha spaccato un po' la partita quando è entrato, ma no, insomma è entrato, quindi sì, non ha segnato, 6,5, dai, 6,5. Se faceva il gol il 7 se lo prendeva. Okay, vabbè, ha procurato due rigori, dai. Vabbè, ho capito, però insomma, mezzo voto, dai. Poteva stare un po' più attento a quel passaggio di Felipe Anderson, che lì ha sbagliato lui, non ha sbagliato Felipe Anderson. No, assolutamente, è vero. Bene, passiamo a Stefano Mauri, non brillante come al solito pure lui, dopo tantissime prestazioni in cui ha veramente cambiato il volto delle partite della Lazio, sabato è stato magari un po' più in ombra, ha sbagliato due gol, però ha fatto un bell'assist per Klose, per cui a Stefano Mauri gli do un bel 6. Sì, sono d'accordo. Sai, a Stefano Mauri non ha brillato, forse speriamo che non sia così, ma forse comincia a subire un po' il calo di un po' fisico, magari questa giornata, la pausa, però insomma sì, è vero, hai ragione, non ha brillato, però comunque se lo merita sempre. Sai. Bene, passiamo a Danilo Cataldi, dal tredicesimo del secondo tempo. E un ingresso decisivo come quello dei Keita, da quando è entrato lui il centrocampo ha girato meglio, ha respirato di più anche Biglia, per cui la prestazione di Danilo per me gli vale un 7. Tu lo sai che io stravedo per Danilo Cataldi, però un 6,5, perché sì, ha giocato bene, come dici te, su lui e Keita un po' hanno cambiato la fisionomia della Lazio, però insomma ecco, 6,5 penso che sia più. Sì, anche lui infatti a fine partita ha commentato proprio il suo ingresso in campo dicendo: quando sono entrato ci siamo messi a tre a centrocampo con Biglia, sì, che si abbassava su Krisetig, sì, è stata una mossa vincente grazie all'allenatore che l'ha pensata e a noi in campo che abbiamo eseguito i suoi ordini, quindi questa è stata la mossa vincente secondo appunto Danilo Cataldi, e sicuramente con questo tipo di centrocampo poi la Lazio è andata meglio. Bene, dopo Danilo Cataldi abbiamo Felipe Anderson, gli do un 6,5 perché è abituati ormai a vederlo con le sue giocate mirabolanti dell'ultimo periodo, vederlo sabato un po' così in chiaroscuro è un po' strano, però è un giocatore indispensabile per la Lazio. Felipe Anderson comunque, pur giocando non alla grande, ha fatto cose molto buone nella partita di sabato, quindi è 6,5 per me. Sì, sono d'accordo con te, anche se
nell'azione del primo gol, dico che non era facile perché poteva anche metterla per, la, per l'arrivante Close dietro, invece ha fatto la cosa più semplice, cioè darla a Mauri. Esatto, stava è più stata libero. Un'azione in linea, sembra quasi un'azione di calcetto. Tuttavia, sì, è vero. Comunque, sì, secondo me è giusto. 6 e mezzo. Molto bene. E dopo Felipe Anderson, passiamo a Sua Maestà Miroslav Klose. E un gol per lui, vabbè, vederlo segnare così è troppo facile, quindi dovrebbe giocare tipo quando ci stanno le corse dei cavalli con l'handicap, con i sacchetti di sabbia legati alle gambe. Comunque ha fatto una partita, pure essendo attaccante è stato Anderson quello più avanzato nella Lazio sabato. Lui si è abbassato molto, ha aiutato molto la difesa, il centrocampo, partita quindi come al solito di grosso sacrificio. Nono gol per lui in stagione, ci stupisce sempre di più, sembra ringiovanito, quindi per me Miroslav Klose è 8. 7 perché ha fatto, sono d'accordo con la tua disamina, ha fatto una buona partita e poi ha tenuto di scacco insomma la difesa di due centrali, insomma penso un buon 7 anche perché sull'azione del gol è stato da manuale insomma il suo inserimento. Passiamo, vabbè, Lulic senza voto perché anzi non è giocato pochissimo, e Stefano Pioli pure ieri, continuo a dire ieri perché è abituato alla trasmissione lunedì, la che la Lazio gioca domenica, pure sabato, molto bene mister Stefano Pioli, soprattutto è stato bravo nel doppio cambio che poi ha cambiato il volto della partita con Cataldi e Keita, e è fortunato perché comunque la Lazio in panchina ha di questi giocatori, cosa che negli anni precedenti i suoi predecessori non avevano. È molto bravo nel organizzare il gioco, nel cambiare, mi è piaciuto molto pure sabato, quindi gli do un 8. Beh sì, 8 mi sembra ancora eccessivo, direi un 7, dai, sono d'accordo con tutto quello che dici te, però l'8 si dà a chi fa la doppietta, vai. Se Pioli non la può fare la doppietta stamattina, sì, segna, volevo dire segna da panchina e gli era arrivato prima Pioli, ovviamente la doppietta non la può fare, però l'8 si dà a chi vince qualche cosa, sì beh, certo, però sì. è stato bravo perché sta allenatore nella seconda fase della stagione ha eliminato il problema che tutti quanti dicevamo nella prima, cioè non leggeva le partite, le partite dal campo, invece è migliorato anche su questo e ha fatto migliorare bene la squadra. Ci ha dimostrato il motivo per cui lui siede sulla panchina e noi siamo qua a dire stupidaggini, perché sicuramente lui queste cose, vedendo i giocatori tutti i giorni, le sa prima di noi, quindi veramente bravo. E le parole di Biglia, che comunque è stato onestissimo perché ha detto: la mia prestazione non è stata brillante e come quella della Lazio, dobbiamo tornare a esprimere il nostro gioco che ci permette di fare la differenza. A Cagliari eravamo un po' stanchi anche per gli impegni con le nazionali, ma ora voltiamo subito pagina, vogliamo portare a casa la finale di Coppa, e appunto che verrà giocata poi domani al San Paolo. Queste erano le parole di Biglia. Bene, oggi da annotare il bagno di folla che ha accompagnato la Lazio al treno che portava a Napoli, veramente una bella immagine, con migliaia di tifosi per le strade nei pressi della stazione Termini, e i giocatori entusiasti su tutti i vari social network hanno postato le proprie foto che abbiamo poi pure noi condiviso sulla pagina del Nido delle Aquile, potete vederle là. E sono stati contentissimi pure Brafail, De Marchetti, tutti unanimi nel dire come si fa a non essere carichi con dei tifosi così. È stato veramente un bello spettacolo, infatti c'era pure un po' di timore perché il treno non partisse in orario, ma ci siamo distinti pure in questo come tifoseria, abbiamo accompagnato i giocatori al treno che è partito perfettamente in orario con soli 5 minuti di ritardo alle 17:10 alla volta di Napoli, quindi una bella carica per i giocatori della Lazio. Bene Max, intanto le do una notizia: a Fiero Rempo la Juventus sta vincendo 2-0 a Firenze. 2-0 a Firenze, quindi già, è già, caro mio, ha ribaltato alla grande il risultato. Dire, quindi proprio in questo momento la Juventus è in finale, se finisse così la partita, perché giustamente stiamo andando in onda
mentre c'è la Juventus che gioca a Firenze. Sì, e poi un ex laziale vince 2-0 all'84esimo a casa, cioè il Ciolo Simeone. Ciolo Simeone che sta vincendo in casa 2-0. 2-0 all'84esimo. Ottimo, ottimo. E sì, dovremmo seguire attentamente questa partita perché ci interessa da vicino, la Fiorentina-Juventus. Anzi, facciamoli stancare un po' di più, magari un 2-1 al 90esimo con supplementari, che ne pensi? Così almeno si stancano. Intanto ci arriva un messaggio, aspetta che lo leggo, ecco, siamo il gruppo ammiratrici Marco Misseri, sì, sì, che dico, siamo preoccupati per Marco, dateci notizie, e Marco è ancora sull'autostrada, ragazze, sì, l'ultima volta è stato visto sul parcheggio di un autogrill buttato per terra in condizioni pietose dopo questo raduno con gli alpini, che vi ho detto, c'è una fiaschetta di grappa al collo, quindi ragazze cercheremo insomma di darvi altre notizie sullo stato di salute di Marco. Bene, Max, ci prendiamo 10 minuti per rivivere magari le emozioni di Cagliari-Lazio di sabato e poi torneremo con un collegamento telefonico con un nostro carissimo opinionista, quindi sentiamoci le emozioni appunto la partita di sabato scorso e poi ritorniamo tra voi. Cagliari con Berkic in porta, Balzano, Rossettini, Diakitea, Velarra in difesa, De Sena, Crisetige, João Pedro a centrocampo, Farias, Sao e Mpoku di punta. Dall'altra parte la Lazio con Marchetti tra i pali, Basta, De Vrij, Maurizio e Braffaid in difesa, Parolo, Biglia e Mauri a centrocampo, Candreva, Klose e Anderson di punta. Azione dalla destra, il cross di Basta lasciato solo al centro dell'area di rigore, Mauri il capitano che impatta di testa e Berkic fortunato ma reattivo è sicuramente il portiere serbo con un guizzo è riuscito con il piede a respingere la conclusione che a un certo punto sembrava davvero a botta sicura. Giocatori veronesi. Lazio in vantaggio, Klose alla mezz'ora, Cagliari 0, Lazio 1, Verona. E allora Cagliari, come segnalato meno di un minuto fa, ancora i giocatori della Lazio si stanno abbracciando e stanno rientrando nella loro metà campo. La Lazio ha sbloccato la situazione con il bomber Miroslav Klose che alla mezz'ora esatta ha portato in avvantaggio i biancocelesti in un pomeriggio che non sembrava favorevolissimo alla Lazio, tanto più che il funambolo brasiliano si è visto proprio per la prima volta, Felipe Anderson in occasione del gol, è andato via sulla destra, primo cambio tattico di Stefano Pioli che ha portato Candreva a sinistra e Felipe Anderson a destra, ma ce ne saranno altre. Felipe Anderson è passato in mezzo a tre, ha messo il pallone in aria, solito movimento sbagliato della difesa del Cagliari, Mauri spalla la porta, ha appoggiato per Klose che da dentro l'area piccola porta vuota ha battuto inesorabilmente il portiere Berkic. In precedenza, pur facendo il Cagliari la partita, ci aveva provato Candreva alla 25esima con un tiro da 30 metri, un po' alla spera in Dio che poi si è abbassato improvvisamente, ma crediamo sia stato fortuito perché Candreva aveva calciato davvero male. Berkic era fuori dai pali e la pallone è terminato di poco alto sulla traversa. Il gol di Klose è nato da un'iniziativa sulla destra di Felipe Anderson, nato dopo un pallone perso in fase d'attacco della Cagliari da parte di Mpoku che è stato poco assistito dai suoi compagni di reparto Farias e Sau. Siamo adesso al 32esimo minuto, da 2 minuti qui alla Santelia, la Lazio in vantaggio sul Cagliari per una rete a zero. Ricordiamo ancora Miroslav Klose e andiamo a Bergamo. Cagliari-Lazio. Punizione assegnata alla Cagliari, contestata da Pioli e dai suoi, 25 metri, posizione decentrata sulla sinistra, fallo su Sau, è andato alla battuta Mpoku che ha battuto un gran calcio di punizione, palla che ha scavalcato la barriera e si è abbassata di colpo. Marchetti, l'ex dell'incontro, è andato a respingere proprio sulla linea bianca con l'aiuto della base del palo e dunque un legno colpito dalla Cagliari, ma bravo e fortunato il portiere Marchetti. Qualcuno ha chiesto se il pallone avesse varcato la linea bianca, ma l'intervento di Marchetti è stato regolare e arriva adesso il doppio fischio dell'arbitro Rocchi. Squadre negli spogliatoi, fischiano anche i tifosi della Cagliari. Alla fine del primo tempo la Lazio è in vantaggio sulla Cagliari per una rete a
1-0. Decide finora il gol di Miroslav Klose alla mezz'ora. Linea Bergamo. Il Verona con il pareggio del Cagliari. Il gol di Sau al quarto minuto. Cagliari 1, Lazio 1 ancora. E allora il quinto della ripresa. E come avete sentito nell'intervento su Verona, al quarto minuto il Cagliari si è portato in parità. Un gol di Sau con decisiva deviazione di Maurizio, ma gol da segnare.